È stata una cerimonia completamente rivoluzionata a causa del Covid, quella che si è celebrata ieri a Loreto per la 16ª edizione della Giornata delle Marche. La manifestazione, nata per omaggiare eventi e persone che hanno segnato l'ultima annata della regione, si è svolta per lo più in modalità digitale, con la presenza fisica sul palco delle sole autorità insieme al governatore Francesco Acquaroli. Questa Giornata delle Marche è dedicata ai marchigiani e alla nostra comunità, che credo che in questo momento anche difficile, con tutti i condizionamenti, con tutte le difficoltà, devono mantenere forte e alta quella che è la bandiera dei nostri valori, di una tradizione autentica, di una tradizione forte, di una tradizione piena di tanti straordinari esempi che nel mondo ci caratterizzano. Le marche che resistono, i nuovi eroi, testimoni del nostro tempo, il titolo scelto per l'edizione di quest'anno che ha visto assegnare il picchio d'oro al professore e virologo Guido Silvestri, mentre il premio del presidente è stato assegnato al più giovane personale medico ospedaliero, infermieristico e degli operatori sociosanitari impiegati nell'emergenza contro la pandemia. Le tre rappresentanti premiate sono state Sara Mazzanti, Laura Ghitarrari e infine Elena Tombolini. Quello che si vive tutti i giorni negli ospedali, soprattutto in questi reparti, in questo periodo, non è una cosa assolutamente piacevole, che non auguro a nessuno, e che quindi questo dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale, direi che insomma ognuno dovrebbe un po' cercare di attenersi il più possibile a quelle che sono le normative e metterci del suo per aiutare poi il complesso di tutta la popolazione. Sono contenta di venire come rappresentante, poi, perché alla fine questo premio non è per me, ma è per tutta la mia categoria, che se lo stramerita, e io sono onorata insomma di venire qui e rappresentare tutta la categoria, anche perché sono così giovane e appunto non mi sento piccolina, e tutto questo molto grande per me insomma è più che un onore, ecco. Questo fa molto contenta a me e anche tutti i miei colleghi con i quali ho avuto modo di parlare, quindi in questo momento sono qua io, ma in realtà è come se ci fossimo tutti, perché questo riconoscimento io lo condivido appieno con tutti i miei colleghi.